Buongiorno a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi è sabato 15 febbraio 2020 e ci troviamo nel vallone di Nana. Abbiamo parcheggiato la macchina in fondo alla Val d'Ayas, a Saint-Jacques, in provincia di Aosta, e stiamo risalendo per il sentiero Alta Via numero 1, è una parte dell'Alta Via, per raggiungere il rifugio del Gran Tournalet. Fatica, ciao bello, ciao. Ci attraverso il panorama,
arrivati ragazzi alla grande. Ci abbiamo messo esattamente 3 ore e 45. 800 metri di dislivello. Bella tosta. E 30 centimetri di fresca. Spettacolo unico, bravi. Non sono da solo, fino adesso non vi ho presentato nessuno, ma non sono da solo. Partiamo dall'amico Michele. Ciao Michele, grazie. Salve. Anche grazie di a te, essere Bruno. Venuto oggi. L'icona Fausto, rieccoci. Grazie, ciao. I carissimi Elena e Stefano, ciao. Ragazzi, grazie Bruno, è stata, grazie a tutti. È stata tosta anche oggi, ma bellissima, una neve stupenda. Ce l'abbiamo fatta, anche oggi. Bellissima, yes, wow. Qua, come sempre, non siamo mai da soli in questi video, si incontrano sempre, si conoscono persone nuove, persone che amano la montagna, persone fantastiche. Ho conosciuto papà e figlio di Milano. Che ciao. Nome? Sergio. Sergio, benvenuto sul mio canale. E Andrea. E Andrea, benvenuto sul mio canale. Ciao ragazzi, è stato un tu piacere. Come ti chiami? Io mi chiamo Bruno. Ciao. Adesso Bruno, vi lascio anche tutti gli indirizzi così ci si vede. Ed è stato un piacere essere grazie, in questo video. Grazie, grandissimo. Ciao. Ciao, grazie, ciao, a presto. Ciao. Ciao, ciao. Ciao. Eccoci qua, siamo arrivati quasi alla macchina, ci abbiamo messo 2 ore abbondanti a scendere. Allora, sinceramente non saprei come classificarla, nel senso che la ciaspolata per arrivare al rifugio del Gran Tournalet è tosta. Oggi è successo anche che lo abbiamo fatto dopo 2 giorni di nevicata su un 40 cm di fresca, e quindi siamo stati i primi a salire e abbiamo dovuto fare la traccia. C'era una piccola traccia fatta dal sci alpinismo, ma è praticamente come se non ci fosse stata, quindi è stata veramente dura. Quindi chi volesse inoltrarsi con le ciaspole al rifugio, sappiate che non è proprio una passeggiata come il sentiero estivo bellissimo che porta su al rifugio. Come sempre, se vi è piaciuto il video mettete il like, cosa importante, iscrivetevi al canale. Bene, un finale migliore non ci poteva essere. Dobbiamo farci anche il test. Cos'è il test dell'alpinista? Test di cultura alpina, alpinismo e escursionismo. Test di cultura generale sull'alpinismo e l'escursionismo. Ma si può? Adesso vediamo, comunque siamo tutti concentrati. Io sono concentratissimo, sarò l'ultima domanda. Con questo vi salutiamo e grazie, ciao, della giornata. Ciao a tutti. Ciao a tutti, alla prossima. Ciao. Pagare 50 euro in escursione.